Adesso l'ordine del giorno recherebbe seguito, già il condizionale vi dovrebbe preoccupare, seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, numero 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Mi ha chiesto la parola il presidente della quinta commissione, senatore Calandrini. Prego, senatore Calandrini. Sì, grazie presidente. La volevo informare che la commissione bilancio ha finito l'istruttoria sugli oltre 200 emendamenti presentati per l'aula. Siamo in attesa di avere dal MEF le ultime relazioni tecniche sugli ultimi emendamenti. Quindi io ho sospeso la commissione alle ore 12.05, la riprendo tra qualche minuto, ma probabilmente servirà un paio d'ore ancora per poter lavorare in commissione e vedere gli oltre 200 emendamenti per l'aula. E quindi chiedo di spostare il termine per quanto riguarda l'inizio dei lavori dell'aula. Immagino un termine di 14:30 se fosse possibile per lei. Quindi grazie. La ringrazio. Allora io intanto convoco subito una capigruppo in modo che affrontiamo questo problema non solo nella fase contingente, ma vedere insieme se c'è un rimedio regolamentare, comportamentale, di procedure, perché questo problema si ripete con allarmante frequenza e il Senato non può essere in attesa dei tempi anche doverosi, giusti. Allora c'è da porre un rimedio, non siamo il terminale di percorsi altrui anche quando giustificati, per cui sospendo la seduta e convoco la riunione dei presidenti dei gruppi.